Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare una decorazione pasquale, voglio decorare questo uovo di polistirolo, ma come vi avevo promesso e come mi avete chiesto, voglio decorarlo con la tecnica del patchwork senza ago. E non lo decorerò tutto con questa tecnica, voglio fare una tecnica mista perché voglio vedere un po' l'effetto di quello che ho in mente, cioè non so se verrà quello che ho in mente, ma spero di sì. E quindi vi farò vedere, diciamo, due tecniche insieme, perché farò una parte di uovo con la tecnica del patchwork senza fili e l'altra parte con la tecnica del decoupage. Voglio un po' vedere se mischiando le due tecniche viene fuori qualcosa di carino. Allora, come prima cosa ho già passato della carta vetro sottile sull'uovo per levigare un po' il polistirolo, ma come prima cosa bisogna devo dare una base di bianco. Allora, considerando che nella parte sotto utilizzerò i nastri, vado a praticamente passare il mio acrilico bianco solo sulla parte superiore dell'uovo, che sarà quella dove poi andrò ad effettuare il decoupage. Quindi velocemente vado a così a passare l'acrilico, lo faccio subito, così dopo l'uovo è pronto per essere decorato completamente. Ok, quindi decoriamo fino, diciamo, a oltre metà uovo, così. Ok, boh, direi che può bastare. Adesso è finito l'ultimo pochino di bianco, così non va sprecato, come dico sempre. Ok, adesso vado ad asciugare e comincio con il resto della decorazione. Ho asciugato con il phon il mio uovo, adesso vado a preparare il nastro per la decorazione. Allora, premetto, potreste anche, allora io utilizzo del nastro perché così, visto che mi serve giallo, io ho del nastro giallo, va bene. Potreste anche utilizzare della stoffina, l'importante è che sia sottile. Allora, faccio il segno del primo taglio. Praticamente, ora vi spiego, io devo andare a fare, eccoci. Devo andare a creare dei rettangolini per fare questo lavoro qua. Quindi mi sono fatta il primo, il riferimento è questo, quindi piego così giusto a metà il mio fiocchettino e poi, vedete, faccio proprio questo creo questo triangolo così, che è quello che mi serve per realizzare la decorazione. Adesso giro e vado a tagliare in questo modo. Ok, questa è la lunghezza che mi serve. Adesso, visto che ho la lunghezza di riferimento, vado a tagliare un po' di pezzi. Non so quanti me ne serviranno, io adesso ne taglio un po', poi se mi servono gli altri continuerò a tagliarli. Quindi ne taglio un po' e cominciamo. Allora, nel frattempo che taglio questi nastri, volevo approfittarne per ringraziare tantissimo le persone che si sono abbonate al mio canale, perché veramente, insomma, è un piacere per me. Spero che siano contente dei video che sto proponendo, che vi ricordo sono dei video in cui faccio vedere come realizzare delle decorazioni veloci. Insomma, sono dei video un po' diversi da quelli che trovate sul mio canale. Però penso che siano, insomma, mi sembra che siano dei video che stanno piacendo e quindi cercherò di continuare su questa strada e poi vediamo se c'è necessità, cambierò tipo di video, comunque insomma ci penserò man mano che vado avanti, visto che questa cosa è appena iniziata e me la sto, boh, ho pensato di fare in questo modo e poi vedremo se continuare così o se cambiare qualcosa. Comunque grazie, grazie, grazie alle persone che mi si sono già abbonate e che mi hanno dato questa fiducia, veramente importantissimo per me. A parte
il supporto economico, che è sempre importante, perché comunque, come avevo detto nel video di presentazione dell'abbonamento, per me che compro i materiali e faccio i video, insomma, è un motivo in più per continuare e anche uno stimolo in più. E poi comunque sono veramente contenta di fare questo tipo di video che non facevo, insomma, sul mio canale, perché è un po' dedicato ad altre cose. Quindi così posso anche far vedere la preparazione di alcune cosine che faccio. Allora, io intanto ho tagliato questi pezzettini, poi vediamo se non sono sufficienti, ne vado a tagliare degli altri. Allora, io utilizzerò questi spilli, sono degli spilli corti che si usano apposta per fare questa tecnica. Però come vedete io farò solo una piccola parte, anche per quello, perché magari voi non avete sicuramente, magari non avendo mai fatto questa tecnica, non avete questi spilli, quindi potete utilizzare anche gli spilli che avete, gli spilli classici che avete, insomma. Io utilizzerò questi, visto che a suo tempo avevo fatto questo lavoro, me li ritrovo e quindi li utilizzo. Allora, partiamo con fissare al centro del mio uovo, in questo modo, il primo rettangolo. Questo mi serve per chiudere la parte proprio del fondo, quindi metto i miei quattro spillini in questo modo qua. Ok, vedete che anche se avete appunto degli spilli più lunghi non è un problema. Diciamo che il fatto di avere degli spilli corti è più comodo, anche perché insomma si fa più in fretta, perché non necessita lo spillo lungo per tenere del nastro, però non importa. Allora, come vi ho detto prima, quello che noi dobbiamo realizzare in questo caso non è nient'altro che questo triangolino fatto così. Ora puntiamo al centro in questo modo con la punta e andiamo a fissare nei quattro angoli il mio nastro in questo modo qui. Prendiamo il laterale, chiudiamo la parte centrale e facciamo lo stesso dall'altro lato. È una cosa molto veloce, faccio più fatica io adesso che sto cercando di tenere l'uovo vicino alla telecamera per farvi vedere, ma vi assicuro che è una cosa semplicissima. Quindi in questo modo qua vi faccio vedere, partiamo, allora chiudo il nuovo, creo un nuovo triangolino, così, ok, aspettate, il nastro che mi scivola un po', ok, e vado dalla parte opposta, così riusciamo a fare le cose proprio simmetriche, quindi ho puntato il vertice del mio triangolo e adesso vado anche qui a puntare gli spilli per bloccare i quattro lati del nastro. Ok, quindi siamo in questa situazione qua. Ora, il metodo è sempre lo stesso, quindi è una cosa semplice e anche veloce, vi assicuro che ci va più tempo così a spiegarlo che poi a farlo. Questa è una delle ci sono diverse tecniche di patchwork senza ago, questa è una delle varie tecniche. Quindi puntiamo, vedete che ho sovrapposto gli angoli del nastro, così, adesso capirete perché. Puntiamo con gli altri due, ok, così, e adesso andiamo a mettere il quarto e l'ultimo sulla punta del nostro uovo. Così, ok, puntiamo qui bene al centro come
vedete che così la punta è perfetta e vado a bloccare. Mettiamo gli ultimi due. Io devo dire che con le varie tecniche che ci sono di questa del patchwork senza fili, ho fatto delle cose a suo tempo veramente veramente carine. È stato un periodo in cui, insomma, avevo voglia di cambiare e ho fatto questo. Allora, vedete che praticamente io ho messo la parte del nastro sotto proprio perché in questo modo il mio uovo rimane perfettamente finito. Ora, cosa bisogna fare? E poi la tecnica è sempre la stessa. Facciamo il nostro triangolino così, ok, così, e lo andiamo a puntare, guardate, in modo da coprire l'angolo in questo modo qui. Ed in questo modo dobbiamo semplicemente riempire tutto il nostro uovo. Ora vedete che ho finito, sono arrivata al punto in cui voglio stoppare la mia decorazione con i nastri, però mi trovo in questa situazione qua, che ho questi puntini, questi spilli che si vedono. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere ancora 4 nastri in modo da portare tutto in linea e allo stesso livello. Adesso è più facile, vi faccio vedere. Se io lo metterò qua in questo modo, vedete, in modo da coprire i due spilli e portare allo stesso livello, diciamo,
tutti i miei nastrini, così. Ok, quindi andrò a mettere il nastro di chiusura solo dove si vedono gli spilli, quindi uno sì e uno no, praticamente dovrebbero essere ancora 3 nastrini da inserire. Andiamo a metterlo così, in modo da mantenere questa linea dritta. Abbiamo terminato. Ok, guardate un po' l'effetto. Allora, nulla vieta di continuare l'uovo e finirlo in questo modo, vi assicuro che viene comunque carino. Io però voglio provare a fare un mix di tecniche e vedere un po' quello che viene fuori. Ora, per decorare la parte superiore dell'uovo, vado a strappare questa carta di riso con dei piccoli disegni che sono quelli che servono appunto quando si vogliono decorare degli oggetti piccoli, tipo queste uova di polistirolo. Vado a strappare perché se voi non strappate la carta nel momento in cui la incollate, come dico ogni volta, si vedono i segni di dove finisce la carta e inizia il supporto. Se invece voi la strappate, questo non succede, la carta si amalgama molto meglio con il supporto. Quindi direi che prendo questo e aspettate che devo provare, e dietro potremmo mettere, ah sì, e dietro mettiamo anche questo, così decoriamo anche un po' la parte esterna. Allora faccio dei piccoli strappi ancora un po' nei i bordi perché non voglio che. Facciamo così, adesso do dei tagliettini qua sugli spigoli in modo che poi quando prende la curvatura dell'uovo non si piega. Ok, direi che così ci siamo e andiamo ad incollare. Quindi metto un po' di colla qui sul supporto dell'uovo perché questa è carta di riso, quindi non è tovagliolo che è sottile sottile, è leggermente più spessa, quindi preferisco mettere la colla anche sotto. Fosse stato il tovagliolo, bastava la colla nella parte sopra, ma quando è carta di riso è meglio mettere la colla anche nella parte posteriore, così almeno aderisce meglio. E vado ad incollare in questo modo qua. Così. Metto bene un po' di colla in modo che aderisca bene. E vado ad incollare sia questo particolare che, diciamo, dalla parte opposta qui, così, anche questo. Mettiamo di nuovo la colla sotto in questo modo e andiamo, eccoci, ad incollare. Passo tutto così rimane anche più uniforme. E adesso vado ad asciugare un momentino col phon prima di procedere con le decorazioni. Ora che ho asciugato col phon la mia carta di riso, prendo del torroncino, visto che ci sono appunto che è un colore molto simile, questo marroncino chiaro chiaro chiaro, e vado un attimino a decorare leggermente tutto intorno alla carta. Allora, bagno la mia spugnetta, scarico bene bene perché voglio che sia una cosa molto leggera, così vedete, vado proprio a picchiettare ma in maniera leggera leggera tutto intorno, così. Deve essere proprio una cosa
Non mi sono accorta che ero troppo sotto la telecamera. Ok, quindi così. Proprio una cosa minima. Pulisco bene il tampone e vado adesso a premere un po' di più, ma praticamente col tampone praticamente quasi pulito, così. Ok, in questo modo sono andata a togliere il bianco netto che c'era sul mio uovo, ma senza esagerare, guardate un po', vedete che è appena appena così. Ok, a questo punto asciugo ancora un attimino perché prima di passare ai nastri voglio fare ancora un'operazione. Ora con questo timbro. Vedete, io uso questo perché questo, ma voi potete usare quello che avete. È sempre con lo stesso colore, quindi senza cambiare tonalità, perché voglio che venga una cosa colore su colore, vado a sporcare un po' il mio timbro e vado a fare leggermente solo delle, così, delle picchiettate un po' in giro qua e là, ma senza. Guardate, vedete che si intravedono solamente, diciamo solo nei punti un pochino più che sono rimasti più bianchi. Niente di che, così. No, direi che può anche bastare così. Ok. Così l'ho ulteriormente appena 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 decorato. Allora, adesso voglio, vediamo un po' se ho un nastro qui che può andare bene. Dunque, questo sottile se copre. Sì, questo è sufficiente perché è della larghezza giusta. Quindi vado a coprire i miei spilli con il nastro. In questo modo. Ok? Quindi colla. Potrei anche attaccarli con gli spilli, visto che ho usato finora gli spilli, ma preferisco che non si veda, che non si vedano, quindi metto la colla. Quindi partiamo da qui. Ne ho messa troppo. No, 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 no. Facciamo così. Poi vado a mettere la colla. Ok, così. Cercate di essere precisi con la colla in modo che non fuoriesca. Io non sono stata molto precisa. Vediamo di recuperare. Ok, così. Questa colla fa presa abbastanza in fretta, quindi non dovrei avere problemi. Ok. Adesso ci occupiamo semplicemente di creare la decorazione per eventualmente appenderla e facciamo, direi, un piccolo fiocchettino. Ho puntato un attimo qua, così almeno rimane un po' fermo in alto. Adesso, allora, con del nastrino sottile avorio, intanto vado a creare l'eventuale filo per legarlo e in questo caso viene comodissimo utilizzare gli spilli visto che l'uovo è di polistirolo, quindi lo centriamo e lo blocchiamo in questo modo qua, così magari giusto per sicurezza ne metto anche un altro. Ok, il nostro filo è piazzato. Ora volevo sempre con questo magari creare delle piccole, dei piccoli motivi. Facciamo così, va. Taglio così dei piccolini e con gli spilli lo vado sempre a puntare al centro.
questo modo qua. Poi con gli spilli si possono girare un po' come si vuole, in questo modo qui. Ok, lo lasciamo così. E poi voglio fare un fiocchettino da puntare sempre qua su in alto. Ho fatto un fiocchettino con col nastro che ho utilizzato così per decorare la parte sottostante, e adesso lo vado, anche questo direi che lo punto tranquillamente con gli spilli, così rimane ben fermo, in questo modo qua. Mettiamo uno spillo qui e uno spillo dall'altra parte, così siamo a posto. Ok, volendo chiaramente si può incollare, si può attaccare come si vuole, ma ho deciso di utilizzare gli spilli. Quindi vedete un po', ho fatto una decorazione semplice perché direi che l'uovo è già sufficientemente ricco così. Spero che questa tecnica di nastri vi sia piaciuta. Immaginate, potete usarla per fare veramente tantissime cose. Io vi ho dato un'idea così, abbiamo creato un uovo sicuramente un po' diverso da quelli che si vedono in giro. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la tecnica e se vi è piaciuta questa idea di uovo un po' diverso dal solito. Come vi dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Grazie, grazie, grazie di nuovo ai miei abbonati. E detto questo, non mi resta che, come al solito, augurare una buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!